Gabriella Germandi, scrittrice italo-etiope, è nata ad Addis Abeba nel 1965 e si è trasferita in Italia nel 1979. Vive a Bologna, città originaria del padre. Ha pubblicato racconti in varie collane e riviste, scrive e interpreta spettacoli di narrazione in scena in Italia e all'estero. Conosciamo meglio Gabriella Germandi, abbiamo sentito nella scheda, figlia di una cosiddetta coppia mista. Gabriella, benvenuta, grazie per essere venuta a questa intervista e innanzitutto essere appunto figlia di due genitori di diversa provenienza, per lei è stata un'opportunità o è stato un fardello difficile da sostenere nel suo percorso di vita? Innanzitutto grazie a voi per avermi invitato e poi vorrei partire a rispondere a questa domanda attraverso un racconto di un amico, anche lui scrittore, Cossicom Lebrun, sposato con una donna italiana, e un giorno venne invitato, ormai una decina d'anni fa credo, al Maurizio Costanzo Show. Lui ha due figli, il grande Davide, prima che loro si preparassero per uscire, disse: ma dove andate, eccetera, la TV, così, ma cosa andate a fare? Siamo stati invitati per un incontro che parli un po' delle coppie miste. Allora ha detto: ma papà, cosa vuol dire coppia mista? E suo papà gli ha detto: non so, come io e la mamma, che io sono del Togo e la mamma invece è italiana. Lui è andato in camera a giocare un po', poi è tornato e fa: a me pare una cosa strana. Cosa vuol dire? Perché ti sembra una cosa strana? E ha detto: insomma, perché una coppia mista è un essere umano con un robot, ecco, una cosa del genere, ma quando un essere umano si sposa con un altro essere umano, che coppia mista è? Allora, intanto, questo è giusto per rompere un po'. Comunque, al di là di questa battuta che fa un po' riflettere, è stato difficile, è stato molto difficile all'inizio, perché io sono nata in un contesto in cui essere misti non era facile. Sono nata in Etiopia da un padre che era arrivato in Etiopia nel 35, anzi prima in Eritrea nel periodo dell'occupazione, e da una mamma etiope. E sono vissuta in un contesto dove c'era un po' di razzismo nei confronti dei misti. Questo contesto era la scuola italiana di Addis Abeba, dove c'era ancora un po' una mentalità colonialista. E quindi all'inizio è stato molto difficile, però come tutte le difficoltà e anche come tutte le traversie che uno possa avere nella propria vita, le traversie sono anche un mezzo per acquisire forza nel momento in cui si cerca di superarle e di mettere assieme le proprie differenze. Quindi è stata un'opportunità che è nata dalla difficoltà, ma un'opportunità che mi ha dato tanto. Ecco, parlando del fenomeno con questa macrovisione, magari a volte ci si dimentica che, pur essendo fondamentali queste considerazioni, ci si dimentica che la convivenza è fatta di quotidianità, di incontro con l'altro, col vicino di casa, col compagno di banco, pensando ai ragazzi e quindi alle seconde generazioni. Ecco, cosa si aspetta lei da questo punto di vista relativamente all'Italia domani, tenendo conto anche che lei probabilmente ha vissuto anche un po' lo sguardo di diffidenza del cosiddetto italiano autoctono? Io devo dire che non ho molto vissuto questo sguardo di diffidenza, perché quando sono arrivata io qui non c'erano ancora molti stranieri e non avevo l'aspetto di una straniera. Molti mi dicevano che potevo assomigliare a una siciliana, ecco. Devo dire che anche questo a me metteva a disagio, perché era come rendermi trasparente, non vedere tutta la mia vita. Per quello che riguarda il fenomeno, da una parte c'è un decorso naturale dell'evento, della situazione, e parlavo ieri con una mia amica che ha fatto tantissimi laboratori nelle scuole e che mi diceva che i ragazzi, anche classi in cui non è presente neanche uno straniero, che sono ormai rarissime, però diceva anche loro avevano amicizie con ragazzi provenienti da moltissimi paesi, ma che il loro problema non era nel costruire amicizie con questi ragazzi, ma era nel momento in cui dovevano invitarli a casa, per cui i genitori
ti dicono che non, insomma, che non vogliono quello, che non vogliono quell'altro, che non devi stringere amicizia. E la stessa, una famiglia di amici mista che ha una bimba di 8 anni, la madre mi raccontava che la bimba ha vissuto un episodio di razzismo in classe da parte di un suo compagnetto, perché la maestra faceva ruotare i bimbi per non farli stare nello stesso banco con lo stesso compagno, e un giorno è arrivato un compagno di classe che le ha detto: no, tu non ti puoi sedere qua, lei è metà italiana, metà congolese. E lei, dopo, dalla maestra, ha detto: ma lui non vuole. E quando la maestra gli ha chiesto perché, lui ha risposto: i miei genitori non vogliono che sto vicino ai marroni. Quindi sicuramente esiste questo problema, però bisogna venire alla resa dei conti. Non, da una parte, purtroppo io non riesco a ridimensionarlo solo a un fenomeno locale, mi viene comunque da puntare i riflettori a partire dall'esterno. Non si può certo pensare che sia un fenomeno transitorio, che domani noi tutti extracomunitari, come ci vogliono chiamare, ce ne torniamo a casa. E ci sono ragazzi che sono italiani perché mangiano italiano, pensano italiano, parlano italiano, magari non hanno il colore che può avere un bambino italiano, però sono italiani a tutti gli effetti. E inoltre, da una parte vengono, come per esempio la provincia di Bologna attualmente ha fatto dei manifesti scrivendo: il razzismo si può vincere con le leggi, gli stranieri sono una risorsa per i nostri vecchi, per questo, per quell'altro. Ma non si può parlare di esseri umani a partire dal punto di vista della risorsa che puoi utilizzare per coprire delle situazioni lavorative che gli altri non vogliono fare. Partiamo dal punto di vista che sono esseri umani. Questi esseri umani vivono in paesi che hanno determinate risorse che stiamo sfruttando noi. È naturale che questi esseri umani vadano nel luogo dove si sfruttano le loro risorse e dove c'è più benessere. Cioè, in fondo, a parte quel pezzo che ci rende diversi dagli animali, nel senso che abbiamo l'intelletto, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, cioè siamo comunque degli animali che vanno verso i pascoli verdi. E per quanto si possa cercare di mettere un recinto, quando adesso che c'è questo aumento di un certo tipo di fauna come i caprioli o i cinghiali, mettono le reti con la corrente attorno agli orti, fanno tutte queste cose, però il capriolo che salta la corrente, entra dentro a mangiare l'erba, lo trovi, perché lui ha una condizione per cui o fa quello o patisce la fame. Gabriella, quando si parla di immigrazione, il ruolo della donna è spesso al centro dell'attenzione di chi studia questo fenomeno, ma anche dei vari soggetti che si occupano di immigrazione nella quotidianità. Parlo anche dei rapporti banalmente fra vicini di casa, le persone che vediamo ogni giorno. Ecco, secondo lei il ruolo della donna che prospettive può avere? Qual è l'importanza comunque del percorso migratorio? Parlo delle donne che raggiungono i mariti in un caso di ricongiungimento familiare, ma anche delle donne che accompagnano l'intera famiglia in un percorso di migrazione. Allora, innanzitutto c'è anche il problema opposto, cioè delle donne che vengono qui a lavorare mentre la famiglia resta a casa. Come capita spesso, ad esempio, per le cosiddette badanti, che sì, lasciano tra l'altro gli affetti in patria. Esatto. Ecco, le donne adesso si tende in alcuni luoghi, per esempio qui c'è il centro interculturale Zonarelli, dove c'è l'associazione delle donne per la condivisione delle conoscenze. Ecco, le donne sicuramente potrebbero fare molto, nel senso che c'è qualcosa che le accomuna. La maternità spesso accomuna le donne di tutti i paesi. E partire dalla condivisione di questo punto, mettersi insieme per la condivisione dei saperi, per lo scambio proprio dei saperi, se le donne che tendenzialmente vivono in casa si rendessero conto del loro valore e si riuscisse a fare qualcosa per far capire quanto sia preziosa la loro conoscenza e che viene a loro chiesto di metterla in campo, di condividerla con le altre, penso che sarebbe una grandissima opportunità per tutti.
Ultima cosa, tre aggettivi per descrivere l'Italia che vorrebbe, naturalmente con riferimento ai nuovi italiani. Giovane, l'Italia pensa troppo vecchio. Colorata e audace. Bene, grazie Gabriella per essere stata con noi, averci offerto questo sguardo femminile di fondamentale importanza quando si parla di percorsi migratori. Grazie ancora.